Prima importante svolta nella controversa e a tratti paradossale vicenda giudiziaria che riguarda l'area agricola di Surighe e Duma Muntanas, per cui la regione, proprietaria dal 1986, ha intentato una causa penale contro i 14 allevatori che la occuperebbero abusivamente. Ieri però l'area è stata dissequestrata dopo che a maggio scorso, con un blitz che ha impegnato 40 uomini della Guardia Forestale, aveva liberato l'area dalle attività degli allevatori e dalle loro 4.000 pecore. La richiesta di dissequestro era stata formulata dai 6 avvocati difensori degli allevatori. Gli allevatori che ne hanno la disponibilità da quasi 40 anni e comunque dagli anni 85-86, da quando la regione ha acquistato. Probabilmente l'equivoco di questa vicenda risiede proprio su questo fatto. Si faceva intendere che la regione avesse anche la disponibilità di queste aree. In realtà, dalla lettura degli atti di indagine, si legge chiaramente che la regione stessa riconosceva che gli allevatori erano dentro quei terreni prima che arrivasse la regione, prima che la regione comprasse. La causa penale dunque si è conclusa a favore degli allevatori, che di fatto dispongono di quell'area fin da quando il demanio regionale è entrato in possesso. Da penale dunque la causa prosegue sul piano civilistico. La regione ha giustamente, nel senso che era quella la strada, proposto un'azione civile diretta a riconoscere l'eventuale proprietà della regione di quei terreni. Si tratta di un'azione che la Regione fa adesso per la prima volta dopo 40 anni, in cui i terreni sono stati pacificamente posseduti dagli allevatori. L'accertamento della proprietà dunque è al centro della causa civile, che di fatto dovrà dichiarare se i 400 ettari dei 1200 totali di cui dispongono gli allevatori sono dopo 40 anni, come stabilisce la legge, usucapibili. Chiederemo l'usucapione, che ripeto, i tecnici sanno che l'usucapione non viene riconosciuta ma dichiarata, cioè l'usucapione è un diritto che loro hanno già. È che il Tribunale dovrà solo dichiarare. Sullo sfondo di questa intricata vicenda, l'intenzione da parte di Bonifica e Ferraresi, che fa capo ad una SPA costituita dai più importanti imprenditori italiani, di acquistare dalla Regione quell'area di grande pregio, con una posizione straordinaria e condizioni irrigue eccezionali, del valore di 18 milioni di euro. Preoccupante in continua crescita il fenomeno dell'adescamento online di minori nell'isola, soprattutto su chat ma anche su WhatsApp. Nel 2016 la Polizia Postale, attiva nel contrasto della pedopornografia online, ha effettuato 17 perquisizioni nell'isola, durante le quali sono state arrestate 2 persone, mentre 14 sono state denunciate. Gli agenti hanno analizzato a scopo preventivo 971 siti di internet. Di questi ne sono stati estrapolati 59 che presentavano caratteristiche pedopornografiche e per questo motivo sono stati inseriti nella blacklist. La Polizia Postale ha anche segnalato nel corso dello scorso anno 66 attacchi informatici nei confronti di siti e indirizzi web relativi a infrastrutture pubbliche e private, che hanno portato alla denuncia di 4 persone. La Polizia Postale delle Telecomunicazioni nel corso dell'anno ha eseguito inoltre 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei componenti di una comunità pedofila internazionale che operava attraverso il dark web. L'internet sommerso utilizzato dalle comunità virtuali, e per la prima volta in Italia hanno contestato agli arrestati il reato di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata alla commissione di reati di pedofilia e pedopornografia. Di grande efficacia la cooperazione con l'FBI statunitense e la polizia del Queensland, che alcuni anni fa aveva portato all'arresto di un noto pedofilo australiano col quale si interfacciava il gruppo italiano. Un percorso mirato, pluridisciplinare e specialistico di alto livello, in grado di fornire qualificate competenze professionali a laureati interessati ad operare nel settore della clinica dei piccoli animali. È quello che offre il Master di secondo livello in medicina d'urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali, inaugurato oggi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari. Il Master vuole rispondere all'esigenza ben individuata di disporre di competenze atte alla gestione di cliniche veterinarie dedicate in particolare agli animali d'affezione. L'obiettivo è essenziale per coloro che svolgono l'attività presso centri complessi con reparto di terapia intensiva e pronto soccorso. Il Master è stato creato per preparare figure professionali competenti e autonome nella selezione e nell'applicazione di procedure diagnostiche e terapeutiche necessarie per il trattamento del paziente critico, ma anche figure professionali competenti nella gestione manageriale di una struttura ospedaliera veterinaria e nella valutazione economica del rapporto rischio, costo e beneficio. I risultati attesi al termine del master, espressi nei termini di competenze professionali acquisite dai partecipanti, consentono di sviluppare un profilo professionale di elevata qualificazione, in grado di inserirsi nel settore
settore clinico dei piccoli animali, detti anche animali da compagnia o da affezione, come il cane e il gatto, in contrapposizione agli animali da reddito o grossi animali, cioè quegli animali il cui allevamento è orientato alla produzione di derivati utili alla vita dell'uomo. Il master è stato presentato nella sala consiliare del Dipartimento, alla presenza del rettore Massimo Calpinelli e con la prima lezione di orientamento condotta dalla professoressa Maria Laura Manunta. Doveva diventare la vetrina del saper fare della Sardegna, ma dopo l'inaugurazione in pompa magna nel 2013 è rimasto chiuso. Sono passati 4 anni e a parte gli annunci anno per anno delle imminenti riaperture, il padiglione dell'artigianato a Tavolara versa in stato di abbandono. Presumibilmente più passa il tempo e più saranno necessarie ulteriori risorse pubbliche per rimetterlo a posto. Lo ricorda il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Maurilio Murru, che insieme agli altri portavoce pentastellati a Palazzo Ducale ha presentato un ordine del giorno. Il padiglione, realizzato per l'ente Isola nel 1956 con lo scopo di esporre e valorizzare i prodotti dell'artigianato sardo, fu progettato dall'architetto Ubaldo Badas con gli allestimenti di Eugenio Tavolara. L'edificio è stato recentemente restaurato con un investimento complessivo di 6 milioni di euro e 2 anni di lavori. Sappiamo che si tratta di una struttura che appartiene alla regione, ma riteniamo indispensabile che venga consegnata alla città e che sia gestita dal comune di Sassari e soprattutto che venga immediatamente resa fruibile, anche per evitare che altri soldi pubblici siano spesi per manutenzioni dovute al totale inutilizzo, dice Maurilio Murru. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle chiede quindi un impegno a sindaco e amministrazione comunale affinché il padiglione Tavolara diventi un centro di aggregazione per anziani e per giovani e per tutti coloro che frequentano quotidianamente i giardini e all'occorrenza possa essere utilizzato come vetrina per le arti e i mestieri del passato attraverso dimostrazioni e ricostruzioni storiche degli artigiani. Partirà dal Ghero il prossimo 8 febbraio e proseguirà sino all'11 la nuova edizione del Grenache du Monde, il concorso internazionale ospitato per la prima volta in Sardegna dei Grenache Canonau Mondiali, un evento promosso dal Conseil Interprofessionnel des Vins di Roussillon in collaborazione con l'Agenzia Laure, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura della Regione Sardegna. Il concorso, ideato dai francesi 5 anni fa, aperto a tutte le tipologie di vini provenienti da qualsiasi paese o produttore, ma con una percentuale di uve Grenache del 60%. Sono infatti ammessi tutti i suoi sinonimi ufficiali, tra questi rientra il Cannonau della Sardegna, il Tai Rosso Veneto e il Gamay Perugine. Per 4 giorni i degustatori provenienti da varie parti del mondo avranno il compito di valutare i vini in concorso. Un percorso itinerante che prenderà il via dalla città catalana e sempre da Alghero. Inizieranno le visite guidate al centro storico, lungo i bastioni, al parco di Porto Conte e seguiranno escursioni nella patria del Cannonau d'Orgali e al museo etnografico sardo. La tappa finale è prevista a Cagliari, negli spazi che ospitavano la ex manifattura tabacchi, con la notte dei Grenache per l'assegnazione delle medaglie e il passaggio di consegna alla nazione che il prossimo anno ospiterà il concorso. La 13ª giornata della Champions League ha restituito alla competizione la Dinamo Banco di Sardegna a formato europeo. Grande prova ai giganti che avevano come obiettivo la vittoria, che proietta i biancoverdi, questa è la divisa per l'Europa, in una posizione di classifica che potrebbe portare alla fase successiva ai sassaresi. Resta infatti un solo turno a disputare, peraltro in casa contro il Partizan Belgrado già qualificato. Tornando alla partita, possiamo affermare che l'approccio è stato deciso ed intelligente, poi sul parquet hanno brillato un super Rok Stipcevic, autore di 22 punti e 5 assist, il solito Mr. Basket Dusko Savanovic, 13 punti e 2 rimbalzi, ed il rientrante Josh Carter, anche lui in doppia cifra con 10 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Il terzo periodo è stato il migliore della Dinamo, che ha chiuso con un perentorio 25-9. Ultima frazione in controllo e finale che dice Dinamo 78, Ludwigsburg 75. Dinamo ritrovata quindi e grande fiducia nel prossimo futuro, con la certezza di aver colmato alcune lacune. Siamo certi che questo gruppo abbia ancora margini di miglioramento ed ora si pensa alla prossima trasferta ai campionato, che vedrà i giganti impegnati al Pala Whirlpool di Varese.